Prima cosa che tengo molto a dire è che questo è un libro radicale nei modi, radicale nelle intenzioni e radicale nelle finalità. Se non fossi radicale, se non fossi stato radicale, non avrei potuto fare questo libro esattamente come non avrei potuto fare e non avrei saputo fare i 5 precedenti. Anzi, si potrebbe dire che questo forse è il libro più, in un certo senso, anti-berlusconiano di tutti, perché lo ha scritto Berlusconi. Questo libro si situa pienamente all'interno della battaglia radicale per l'informazione, per il diritto a conoscere, per deliberare, e riprende tra l'altro il nesso profondissimo, consustanziale, potrei dire, che c'è tra informazione e democrazia. Allora, qual è il problema di questo libro che informa, che fa conoscere, che documenta, filtrando il meno possibile e il più delle volte non filtrando per nulla? Qual è il problema? Mi verrebbe da concludere che il problema allora sono i fatti. Allora, premesso che mi auguro che chiunque non si accontenti di fare come certi papi che mettono i libri all'indice senza nemmeno averli letti, solo perché non gli piace la copertina o il sottotitolo, francamente mi sembra un modo nemmeno troppo sofisticato, anche un po' banalotto, insomma, e un po' piccino, di eludere il punto storico, il punto culturale e il punto politico. Una delle qualità, credo, dei valori aggiunti di questo libro è che, oltre a trasmettere e documentare una marea sterminata di informazioni, di fatti, spiegandoli anche, trasuda un clima da questo libro. Cioè, è veramente un'immersione in un pezzo di storia d'Italia. Se oggi Marco Pannella dice mi basta la copertina e il sottotitolo e non leggo 300 pagine di fatti e documenti raccolti ed esposti nella proprio in perfetta sintonia con tutta la storia radicale, non è che mi sconvolgo io per me, mi dispiace per lui, e spero che ci sia un supplemento di riflessione e anche di dialogo, però a un certo punto non è un problema mio, è un problema suo. Quanto c'è scritto in questo sottotitolo che a Marco è tanto dispiaciuto? Nel Baratto, il mio libro del 2008, io cito due dichiarazioni di Pannella su Berlusconi, una del 97 e una del 2000, dove dice esattamente la stessa cosa. Io sono ancora d'accordo con Marco, mi spiace se Marco non è più d'accordo con se stesso. Perfetto, a questo punto guarda, do a te l'onore di leggerlo ai nostri ascoltatori questo sottotitolo. 1963-1993, 30 anni di scandali affaristici e di guai giudiziari di Silvio Berlusconi prima del 1994, cioè prima che adoperasse la politica per avere l'immunità parlamentare e per farsi l'impunità legislativa ad hoc. In pratica, cosa emerge da queste 300 pagine di laicissimi fatti? Emerge come Berlusconi abbia fondato un partito per sottrarsi oggettivamente alla magistratura e per gestire direttamente la protezione politico-partitocratica di cui comunque aveva sempre goduto fino a quel momento. Nel momento in cui Berlusconi ha venduto il tappeto della rivoluzione liberale, ha occupato uno spazio e lo ha sequestrato. Noi fino appunto a metà degli anni 90 riuscivamo ancora con i referendum radicali a portare milioni e milioni di persone a votare, a fare il quorum, a fare delle riforme che veramente cambiavano le cose. Nel momento in cui Berlusconi è sceso in campo, lo abbiamo visto poi nel 97 quando non ci riuscì la raccolta firme, nel 2000 quando andammo a votare Berlusconi e Cofferati furono uniti nel dire andate al mare, come aveva già fatto Craxi, come ha fatto poi Bossi varie volte, perché poi la compagnia di giro è composita ma volentieri inclusiva tra di loro, nel senso poi fanno parte, ciascuno con un peso diverso, una potenza di fuoco diversa, di questo sistema. Sono diventati inagibili i referendum, è diventata inagibile la stessa rivoluzione liberale, proprio a causa di Berlusconi, per il semplice fatto che non ha mai voluto farla. Questa cosa della rivoluzione liberale di Berlusconi, anche come propaganda, è durata
una manciata di mesi tra il 94 e il 95, tant'è vero che poi si rompe rapidissimamente, i radicali restano per 10 anni fuori dal Parlamento proprio perché con lui si riusciva a parlare solo di posti e potere e non di riforme, e quindi poi non si è mai stretto davvero un accordo di un certo tipo. O ancora nel 2000 è Berlusconi che, dopo averli formalmente appoggiati, fa saltare i referendum radicali, tra cui i referendum radicali sulla giustizia, ed è andata al mare. Che pensi me? Do Flavio Carboni, do you remember? Vi dice niente questo nome? E io ricordo il lavoro di Teodori sulla P2, le audizioni di Marco sulla P2 anche non molti anni fa, bellissime, cioè delle robe che per me sono un caposaldo, cioè da staccare e conservare e mandare a memoria, ok? Berlusconi, Marcello Dell'Utri, eccomi. Berlusconi, allora è Vittorio Mangano. Dell'Utri, che succede? Berlusconi, che ha messo la bomba, non mi dire. Eh sì, e come si sa? Berlusconi, da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ah, è fuori. Ah, è fuori? Sì, sì, è fuori. Ah, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, aggiunge Berlusconi, da come l'ho vista fatta, con un chilo di polvere nera. Dell'Utri, ah, ma fatta con molto rispetto, dice Berlusconi, quasi con affetto. Dell'Utri, ah, dice solo ah, quasi, in questa telefonata. Ma veramente vogliamo raccontare a noi stessi, prima che agli altri, la palla che Berlusconi voleva ma non gliel'hanno fatto fare. Berlusconi, se solo potersi parlarci 5 minuti lo convince. Cioè, Berlusconi, quando vuole una cosa, tutta la sua vita dimostra che se la prende. Berlusconi voleva il referendum? Prendeva il libretto degli assegni, prendeva alcune migliaia di interinali, alcune migliaia di gazebo, faceva un po' di spot sulle sue, oh, sono sue, mica sono mie, mica sono di Pannella, sono le sue, no? Potrà disporne, poteva prendere le sue TV e fare le trasmissioni di approfondimento, poteva fare gli spot perché non c'era par condicio, ma stiamo scherzando? No, ma cosa ci stiamo raccontando, vorrei sapere.